Allora, chiaramente i presidenti poi si susseguono. Allora, vorrei chiamare qui Gian Domenico Toffanin. Allora, Gian Domenico, nipote di Gian Domenico Toffanin. Domenico, scusa. Allora, in ricordo di Domenico Toffanin, per essere stato attivo protagonista alla guida del gruppo donatori di sangue di Montegaldella, esprimiamo i nostri ringraziamenti più sentiti con gratitudine e riconoscenza. Ora invece chiamo Merlin Adriano e Giuseppe Bezze. Allora, Adriano Merlin, presidente per ben 25 anni, nel giorno del 50° di Fondazione i donatori di sangue di Montegaldella ti ringraziano vivamente per il lavoro svolto alla guida del gruppo, per aver trasmesso spirito, energia e tenacia necessari per la continua crescita dell'associazione, con gratitudine e riconoscenza. Giuseppe Bezze, presidente per ben 8 anni, è stato lui ad arruolarmi nel gruppo donatori di sangue, era l'anno 2001. Scusa Davide se ha chiuso la targa, scusa. A Bezze Giuseppe, nel giorno di 50° di Fondazione, i donatori di sangue di Montegaldella ti ringraziano vivamente per il lavoro svolto alla guida del gruppo, per aver trasmesso spirito, energia e tenacia necessari per la continua crescita dell'associazione, con gratitudine e riconoscenza. Giustamente Giuseppe mi dice che non vuole parlare, ma io lo faccio parlare. Perché Giuseppe è stato quello che mi ha arruolato, me lo sento un po' come il papà dei donatori di sangue. Prego Giuseppe. Grazie Cristian e grazie a tutti voi donatori. La cosa che più mi piace, diciamo, del gruppo donatori di sangue è il fatto che continua a rinnovarsi e ha sempre una grande energia. L'energia è quella che non dovrebbe mai mancare a tutti i donatori e al nuovo consiglio direttivo, che penso sia il più giovane, diciamo, di tutta la provincia. Faccio il mio migliore augurio, in bocca al lupo, sono veramente giovani, bravi e forti. Grazie. Allora, ora vorrei chiamare Gianfranco Gobbo. Allora, Gianfranco Gobbo è il donatore di sangue di Montegaldella che ha più donazioni, ne ha ben 94. Allora, a Gobbo Gianfranco le nostre più sentite congratulazioni per aver raggiunto ad oggi il maggior numero di donazioni del gruppo donatori di sangue di Montegaldella. Affinché questo traguardo sia un nuovo punto di partenza, ti auguriamo di poter dare ancora tante donazioni alla nostra associazione, con gratitudine e riconoscenza. Invece vorrei qui la famiglia Raffaello Tiziano, quindi Tiziano, la Fernanda, Fabio, Dario e la Sabrina. Prego. E Dario dov'è? Casomai poi rifacciamo la foto.
Dario si è perso. Vabbè, poi lo recuperiamo. Allora, la famiglia Raffaello è la famiglia di donatori, e c'è anche la Gloria che quando avrà 18 anni diventerà donatrice di sangue. È la famiglia che nel nostro gruppo è la più numerosa, o meglio, è tutta donatori di sangue. Allora, alla famiglia Raffaello Tiziano un sentito grazie da parte di tutti i donatori per essere tutta coinvolta verso il mondo della donazione del sangue. Con l'auspicio che l'impegno dimostrato si rafforzi sempre più, vi porgiamo la nostra gratitudine e riconoscenza. Prego. Grazie. Ora invece vorrei qui il signor Bortoli Manfredo. Il signor Bortoli Manfredo è stato donatore di sangue per molti e molti anni, ma per raggiunti limiti di età, ovviamente, adesso si gode un po' le ferie. Allora, a Bortoli Manfredo, da oggi socio onorario del nostro gruppo di Montegaldella, per molti anni attivo e costante donatore, esprimiamo la nostra gratitudine ed un grande ringraziamento per l'impegno dimostrato. Pure commosso. Allora, ora vorrei qui il signor Aldo Raffaello e il signor Angelo Pavan. Allora, il signor Aldo Raffaello, anche lui per molti anni donatore di sangue, mi sembrava giusto dare una riconoscenza per essersi contraddistinto in questi anni con molte donazioni di sangue. Esprimiamo la nostra gratitudine e riconoscenza, grazie da parte di tutti i donatori di sangue di Montegaldella. E così il signor Angelo Pavan, anche lui arrivato alla soglia di quasi 50 donazioni, ma poi per problemi di salute, penso, per essersi contraddistinto anche lui in questi anni con molte donazioni di sangue, esprimiamo la nostra gratitudine e riconoscenza. Grazie da parte di tutti i donatori. Grazie. Ora vorrei qui il signor Giovanni Zampogna. Giovanni Zampogna invece è stato membro del direttivo con Giuseppe Bezze, e io non ricordo se prima, però comunque molto attivo, non solo verso la donazione del sangue. Quindi a Zampogna Giovanni, il gruppo donatore di sangue di Montegaldella ti è grato per aver dato a questa associazione l'aiuto necessario per molti anni alla crescita di tutti noi e per aver trasmesso il dono del sangue a tanti attuali donatori, con riconoscenza e gratitudine. L'ultima e ho finito, vorrei qui Irene Fradellin, Dario Raffaello, se è tornato, Fabio Capovilla e Fabio Bortolamai. Allora, questo invece
è una targa simbolo che mi è stata suggerito di fare e io chiaramente approvo al 100%. Questa è una targa che rimarrà tra di noi, nella nostra sede, quando ce l'avremo. Intanto la terremo ben custodita. A tutti i donatori di sangue passati in questi 50 anni, a quelli che ci sono e a quelli che verranno, perché lo spirito e l'impegno verso la donazione sia sempre una continua e viva costante. Porgiamo la nostra gratitudine per la continua speranza di vita trasmessa e donata. Io ho finito per ora, vi lascio il secondo e ci vediamo finito il secondo. Grazie.